pacchetto contenuto nella delega fiscale, approvato con il voto di fiducia, non è una riforma organica del settore tributario, ma un intervento di manutenzione straordinaria per aumentarne efficienza ed equità. Importante la revisione del catasto, attesa da oltre 20 anni, per superare le sperequazioni delle attuali rendite. La nuova aliquota di equilibrio dell'IMU sarà più bassa e per molti immobili ci potrà essere una riduzione di questa imposta. Nel complesso, questo provvedimento consentirà di proseguire il contrasto all'evasione e alle elusioni. Noi votiamo convintamente la fiducia perché finalmente questa è una riforma che scegliamo di fare con la nostra decisione e con la nostra intelligenza, senza aspettare che ce lo chiedano le istituzioni internazionali, la Banca Centrale o che ce lo imponga l'emergenza. È una riforma che affronta temi complessi, difficili, spinosi e lo fa indipendentemente da convenienze politiche del momento, che troppo spesso nel nostro paese sono diventate miopi e distorte dal cortotermismo. E quindi noi del Partito Democratico condividiamo non solo il merito di questa delega, ma soprattutto ciò che ne traspare in termini di spirito pubblico, di messaggio politico, e cioè l'urgenza di rimboccarci le maniche, lavorare duramente per superare l'enorme arretrato che la decisione politica ha maturato nei confronti del paese, per rimettere in asse politica e società, salvando le basi della nostra democrazia repubblicana con il coraggio dell'equità e delle riforme. Con un'interrogazione rivolta al ministro dell'Interno Cancellieri, il PD ha sollecitato l'attenzione del governo sul caso della Regione Lazio con le dimissioni del presidente Polverini. Io la invito a riflettere, a intervenire, a sollecitare, al di là delle competenze specifiche, un'azione diretta del governo, anche ipotizzando di attivare le procedure previste dall'articolo 126 della Costituzione per garantire il principio sacrosanto previsto in Costituzione del rispetto della sovranità del popolo. Pierluigi Bersani ha ricordato in aula il deputato PD Massimo Vannucci, scomparso nei giorni scorsi. Forse oggi Massimo si chiederebbe di fermarci anche un attimo e di ricordarci semplicemente che la vita ci mette sulla stessa barca, noi, gli altri, qui, fuori di qui, e che non vale la pena di odiarsi, che vale la pena sempre e comunque di parlarsi. Sempre e comunque di parlarsi. Grazie.